sei a modo tuo, però sei una bambina, cioè sei te, non una bambina. Sì, beh, io credo non esista un'altra come te al mondo, almeno io non l'ho vista. E forse questo è il motivo per cui io perdo così spesso il controllo con te. Buongiorno. Buongiorno. Ah, che pensi? Niente. Ho sbagliato. Non doveva succedere. È stata colpa del vino, ho bevuto troppo vino. Ma tu veramente credi che sia successo per quello? Lo sbagli perché non riesci proprio ad ammetterlo. Io non ti chiederò più niente, però sappi che nemmeno una liceale si comporterebbe così. Ma soltanto da ubriaca potevo stare con una persona così stronza e arrogante come sei tu. Perché fai così? Io ti sono stato bene. Non lo voglio. Non lo sto negando. Lo voglio dimenticare. Vai Alice, adesso Arthur nome in codice nonna, su! Ma sei un idiota! Ma mia nonna è stata male, è stata ricoverata all'ospedale questa notte e sono stata con lei tutta la notte, fino a 2 minuti fa! Sentite. Io volevo soltanto dirvi che il congresso nazionale di medicina legale al quale la dottoressa Levi e io abbiamo avuto la fortuna di partecipare è stata un'esperienza esaltante. Sorta quella particolare alchimia, simbiosi scientifica che nasce raramente fra i ricercatori. Giornate che per me sono state forse le più intense della mia vita, cioè del mio percorso di studi, forse è meglio.